tutti, questo è un video dedicato alle domande degli iscritti del gruppo L'altra Genesi di Facebook e l'argomento è quello del poema della creazione babilonese, noto come Enuma Elish, è il poema che io ho analizzato in due libri. Quindi vediamo subito la prima domanda. Nell'eventuale creazione del sistema solare, penso da profano che si possa tener conto della precessione degli equinozi di cui è soggetto il pianeta Terra. Per farla breve, la precessione può essere causa a lungo termine ogni 13.000 anni della scomparsa di civiltà a causa di mutamenti climatici? Attualmente, notando temperature elevate nell'emisfero nord e freddi intensi in quello sud, come è posizionato il pianeta Terra tenendo conto della precessione? A questa prima domanda non vorrei rispondere perché io mi occupo principalmente dell'Enuma Elish. Mi sarei potuto documentare su internet e vedere, ma sarebbe una presa in giro. Io non sono un astronomo e quindi non posso addentrarmi in questioni che francamente non ho idea se la precessione degli equinozi, cioè questo slittamento dell'asse che fa la Terra, pur mantenendo più o meno la stessa inclinazione, perché l'inclinazione della Terra rimane sempre uguale, varia fra 22 e 24 gradi più o meno, proprio perché c'è la Luna che la stabilizza, però questo girare della Terra tipo una trottola, se possa causare cambiamenti climatici repentini tale da distruggere, francamente non mi ci addentro a una cosa del genere. Comunque appunto internet ci può dare le risposte, ognuno si può fare la sua idea, quindi per me questo mi dispiace. Passiamo alla seconda. Mi piacerebbe sapere se allo stato attuale ritiene l'orbita retrograda ancora impossibile. E un altro utente scrive: volevo sapere se un'orbita retrograda di un pianeta rispetto agli altri è ancora considerata improbabile nella formazione di un sistema solare. Ma tenendo conto che il suddetto pianeta potrebbe non essere originario di questo sistema solare, sarebbe comunque improbabile? Allora, questi utenti fanno riferimento all'orbita del pianeta Marduk, che leggendo il mito si capisce chiaramente che viaggia in senso opposto agli altri, cioè in un'orbita che viene definita retrograda, ovvero una direzione opposta a tutti gli altri. Quindi quando Tiamat e Marduk si scontrano nel mito, il mito dice che vanno faccia a faccia l'uno contro l'altro, quindi se sicuramente Tiamat aveva un'orbita ordinaria, cioè anti-oraria, dobbiamo ovviamente pensare che Marduk viaggia in senso orario, ovvero lungo un'orbita retrograda. La formazione spontanea e naturale di oggetti che viaggiano in senso opposto agli altri, cioè in orbita retrograda, è impossibile, perché se torniamo alla origine della formazione planetaria, c'era questo disco di gas e polveri che circondava il Sole e aveva questa direzione antioraria. Questo moto antiorario è mantenuto ancora sulla rotazione del Sole, che gira su se stesso in senso antiorario. E tutto il gas e polvere girano tutte nella direzione antioraria. Ora, i pianeti non si formano da un nucleo che piano piano diventa sempre più grande. In realtà gli astronomi pensano che i pianeti si formino da una sottoclasse, diciamo, che si chiama protopianeti o embrioni planetari, cioè pianeti un po' più piccoli, diciamo della taglia più o meno fra Marte e la Luna. Questi sono formati da collisioni infinite di planetesimi, oggetti ancora più piccoli, dell'ordine fino a 100 km di diametro, e i planetesimi sono il risultato delle polveri che si amalgamano. Tutto avviene sempre nella stessa direzione. Ora, quando c'è una collisione che aumenta la massa, questa collisione deve necessariamente avvenire con uno scarto di velocità fra i due oggetti molto piccola, intorno a 5 km al secondo di differenza, perché se i due oggetti viaggiano in modo troppo veloce, anche se vanno nella stessa direzione, quando si toccano si distruggono. Quindi le collisioni per accrescere, diciamo, tutta questa materia e formare alla fine i pianeti, per forza deve andare tutto nella stessa direzione. Gli astronomi ovviamente ogni volta che trovano un oggetto retrogrado sono molto perplessi, perché non sanno bene come si è formato, in quanto la formazione, il modello standard, diciamo, della formazione del sistema solare non la prevede. Quindi quando vedono un oggetto retrogrado parlano di
oggetti di alta inclinazione, cioè come se fossero oggetti che viaggiavano in senso antiorario e piano piano si sono, la loro inclinazione rispetto al piano orbitale del Sole, al piano quadrato del Sole, si è alzata fino praticamente a diventare retrograde. Quindi oggetti di alta inclinazione o un'eccessiva inclinazione. Fanno eccezione ovviamente le comete, perché le comete, quelle a lungo termine, a lungo raggio, arriverebbero da questa regione estrema del Sistema Solare, molto lontana, che si chiama la nube di Oort, dove esisterebbero infiniti oggetti ghiacciati che, destabilizzandosi fra di loro, a un certo punto questo sasso ghiacciato precipita verso il Sole. Precipitando verso il Sole da una distanza così lontana può benissimo arrivare in senso retrogrado. Quindi la formazione di comete retrograde a lungo raggio è compresa dagli astronomi. Quelle a corto raggio già sono un po' più diverse, però potrebbero essere una derivazione di quelle a lungo raggio, quindi le comete non fanno tanto clamore. Però sicuramente un pianeta retrogrado come Marduk non si può formare. Questo lo so anche perché me l'ha confermato questo astronomo molto famoso che si chiama Morbidelli, quindi non è possibile la formazione spontanea, naturale di un oggetto, di un pianeta retrogrado. Naturalmente nella mia analisi dell'Enuma Elish, Marduk è retrogrado perché ce l'hanno messo, cioè qualcuno è intervenuto sull'orbita di Marduk e lentamente, o più o meno lentamente, ovviamente non si sa, può aver causato alzato l'inclinazione di Marduk progressivamente fino a portarlo in una direzione retrograda, proprio perché Marduk doveva andarsi a scontrare con Tiamat. Quindi Marduk è un pianeta predestinato, è il pianeta degli dèi, questa è una mia idea, però è il pianeta degli dèi perché è stato quello che hanno usato gli dèi per fare lo scontro con Tiamat e quindi generare la Terra. Questo sicuramente a quest'epoca non c'era nessuno su Marduk, ovviamente. Quindi può darsi che in seguito gli Anunnaki, per esempio, potrebbero aver preso poi possesso, creato una base operativa su Marduk e così. Però, ovviamente all'epoca della collisione con Tiamat non poteva abitarci nessuno. Naturalmente restiamo in attesa delle scoperte su questo misterioso, ma ancora pianeta 9, che gli astronomi finalmente stanno cercando accanitamente, diciamo, per cui speriamo che arrivino notizie e riescano a individuarlo, e se scoprono che è retrogrado, per così dire, si mette un po' malino per loro. Quindi, bene, andiamo avanti. Cosa ne pensa della formazione della Luna? Anche alla luce di recenti studi che indicano la sua formazione a 4 miliardi e mezzo di anni, avvenuta per lo scontro fra un pianeta, Theia, e la Terra, l'età della Luna era già nota da tempo, sappiamo che ha 4 miliardi e mezzo di anni, mentre naturalmente la sua genesi, la sua formazione ancora non è chiara, perché la Luna è un satellite anomalo, perché è troppo grande rispetto alla massa e al volume della Terra. La teoria dell'impatto a cui ricorrono gli astronomi per spiegare la formazione anomala di un satellite così grande è ancora in effetti tutta da dimostrare. Ogni volta che arriva una nuova teoria tende insomma a dire questa è la spiegazione, quando in effetti ancora ci sono tanti dubbi. E molti astronomi ritengono addirittura che sia una inutile complicazione questa teoria del grande impatto, perché effettivamente complica molte cose. Allora, la mia idea della formazione della Luna, diciamo, io ovviamente lo dico sempre, non sono un astronomo, ma mi rifaccio al testo dell'Enuma Elish. L'Enuma Elish, quando affronta la questione della Luna, quando la Luna entra in campo dopo la formazione della Terra, praticamente il poema dice: nel suo ventre, cioè nel ventre della prototerra, pose l'altezza del cielo e creò Marduk, pose l'altezza del cielo e creò Nanna, a cui affidò la notte. Quindi nel ventre della prototerra Marduk, diciamo, pose l'altezza del cielo e creò Nanna, a cui affidò la notte, cioè la Luna.
Allora, qui in questa frase un po' criptica si può capire però se noi conosciamo le altre teorie alternative all'impatto gigante, che la più famosa è quella appunto della fissione, teoria della fissione, cioè la Luna è stata partorita dalla Terra, si è staccata dalla Terra. Non è un'idea mia, è un'idea del figlio di Darwin, George Darwin, che è un'idea che è nata alla fine dell'Ottocento, ma ripresa da Peter Coleman intorno al 2015-17, e in questa teoria la Luna è uscita dalla Terra perché la prototerra, per così dire, girava su se stessa in modo molto veloce, quindi doveva cedere massa per cercare una stabilizzazione, e questa fuoriuscita della Luna è stato un evento drammatico che può spiegare però tante cose. Soprattutto due cose che principali, io ripeto, non sono astronomo, però le evidenze mi sembrano abbastanza chiare, cioè la Terra e la Luna hanno una chimica isotopica, insomma, molto simile, quasi identica, praticamente identica, e questo condiziona le simulazioni numeriche quando fanno le simulazioni per gli impatti giganti, che non si ricrea mai la Luna con il materiale della Terra, ma si crea la Luna con il materiale dell'impattatore, di questa teia. Quindi questo è un problema per loro. Ma la teoria della fissione spiega anche un'altra anomalia, conosciuta come la bassa anomalia del geoide. Ed è un argomento molto affascinante, in quanto sotto l'India e sotto l'Oceano Indiano, per una questione che adesso non voglio affrontare, manca massa. Questa mancanza di massa ha più o meno anche le dimensioni della Luna, è uscita dall'equatore, cioè il punto in cui la forza centrifuga è maggiore, e ha creato appunto questa anomalia del geoide. Questa cosa potrebbe avvalorare l'ipotesi che la Luna sia uscita dalla Terra. In descrizione vi metto un link in cui affronto questo argomento, quindi chi vuole approfondire può andare lì. Vorrei sottolineare in ogni caso la grandezza del figlio di George Darwin, chiamiamolo col suo nome, che è riuscito a avere questa intuizione pur non sapendo che la chimica terrestre e lunare sono identiche e pur non conoscendo l'anomalia del geoide. Quindi non aveva neanche tutti gli elementi a disposizione, che in realtà confermerebbero la sua idea. Allora perché non è stata accettata la teoria della fissione? Perché dicono la Terra, non c'è motivo, non sappiamo perché la Terra doveva girare così velocemente, molto vicino al suo limite di stabilità, che dicono intorno a 2,7, cioè che il giorno durava 2,7 ore, giorno e notte, quindi era un susseguirsi rapidissimo di giorno e notte. Al di sopra di quella velocità praticamente la Terra si spaccherebbe perché non riesce più a stabilizzarsi. Quindi gli astronomi non hanno una spiegazione, ma noi la spiegazione ce la possiamo avere proprio perché la Terra non è una cosa generata spontaneamente, ma è il risultato di una collisione fatta da qualcuno che voleva quella collisione. Quindi se qualcuno che voleva quella collisione aveva delle conoscenze così alte, così elevate, poteva benissimo pensare a come si distaccava questo frammento e che questo frammento dovesse avere comunque necessariamente una velocità di rotazione su se stesso molto elevata. Anche ammesso in un concetto questa storia è molto difficile e così via, però noi sappiamo che nel nostro caso questo esperimento, se è vera la storia del nume Elish, ha funzionato perfettamente, e tant'è vero che noi siamo qui a parlarne. Quindi mentre gli astronomi non hanno una spiegazione, noi la spiegazione ce l'abbiamo. Bene, andiamo avanti. Nell'Enuma Elish è descritto lo scontro fra Tiamat e la luna di Nibiru, che generò la Terra e la fascia di asteroidi. Ipotizzando Tiamat come il doppio rispetto alla Terra, la nostra luna, attribuita secondo Sitchin a una luna di Tiamat, non sarebbe troppo grande per essere un satellite di un pianeta solo il doppio più grande della Terra, quando ha più o meno le dimensioni di Europa, il satellite di Giove? In questa domanda ci sono due cose che non vanno. La prima è considerare Tiamat grande due volte come la Terra, e questo lo vedremo. La seconda è considerare la Luna come Kingu, cioè come satellite di Tiamat. Quindi Tiamat
quando è stata distrutta non era, era il più grande della Terra, due volte, magari un po' qualcosa di più, però Tiamat in origine era un gigante gassoso, non ci facciamo ingannare, perché Tiamat è nato come gigante gassoso perché si è formato, come sappiamo, sulla linea della neve, dell'acqua, intorno a 3,5 unità astronomiche, dove dicono gli astronomi, non lo dico io, dove dicono gli astronomi che si è formato il primo pianeta del sistema solare e anche il più grande pianeta del sistema solare. Quindi Tiamat era grande, più grande di Giove quasi sicuramente, questo prima di essere uccisa e quindi prima di perdere l'atmosfera. Quindi dopo l'episodio della uccisione con la freccia, Tiamat perde l'atmosfera e rimane quindi il suo nucleo roccioso di ghiaccio e roccia. Questo nucleo roccioso probabilmente era più grande, un paio, due, tre volte, non lo so, era più grande della Terra sicuramente. Quindi non è giusto paragonare le proporzioni di Kingu quando Tiamat era piccola, dovresti eventualmente paragonare Kingu quando Tiamat era grande. In questo caso le proporzioni, diciamo, ritornano, non ci sarebbe un'anomalia. Il problema di base è proprio questo, che secondo me la Luna non è Kingu, perché su questo aspetto, analizzando anche il testo, ho fatto proprio un video che vi metto nei commenti, dove affronto l'argomento che la Luna, appunto, secondo me non è Kingu. Ma come ho già detto, la Luna secondo me è nata, insomma, dalla Terra, quindi in questo caso le proporzioni che sono strane sono però volute, c'è un piano intelligente, così come dice il mito, c'è un piano intelligente per creare non solo la Terra, ma il sistema Terra-Luna, perché la vita sulla Terra dipende da tanti fattori, sicuramente anche dalla Luna. E quindi questo per quanto riguarda la tua domanda. Vorrei l'ultima considerazione vorrei fare riguardo ai satelliti dei pianeti giganti, cioè questi satelliti oggi noi li vediamo intorno a Giove e Saturno principalmente, appunto Io, Europa, Ganimede, Callisto, Titano e anche Tritone che sta intorno a Nettuno, ma non dobbiamo considerare questi satelliti come formazione naturale di questi giganti gassosi. Probabilmente questi erano la cosiddetta armata di Tiamat, quella che Tiamat poi quella che Marduk disperde dopo aver ucciso Tiamat. Sicuramente Marduk nella collisione ha perso del materiale che probabilmente è rimasto qui vicino, intorno, magari intorno ancora in orbita. E anche il fatto che Tritone, appunto, sia il satellite retrogrado di Nettuno è molto sospetto alla luce della nostra storia. Quindi io mi fermo qui per ora. Se avete altre domande, comunque fatele, mettetele nei commenti, insistete, io sarò sempre a disposizione, mi fa piacere, e atteniamoci comunque alle numerelish. Un grande saluto e un abbraccio a tutti, ciao.